È stato il fumo in qualche modo a dare il segnale d'allarme in officina. Si parla di un cortocircuito che ha coinvolto due mezzi della tua. Questo incidente è avvenuto all'1:30 ieri, alle 13:30. Scattato l'allarme, sono intervenuti, perché le officine a quell'ora erano chiuse, senza personale, però c'è una squadra di emergenza. E sono intervenuti due dipendenti dell'officina che si sono resi conto subito che c'erano delle fiamme nella parte anteriore proprio del cruscotto della macchina. Sono intervenuti anche loro con degli idranti, però avevano intaccato un po', il fuoco si era propagato sulle pareti, sulle vernici, quindi non facile da spegnere. Diciamo che anche i vigili del fuoco, immediatamente allertati, sono intervenuti nel giro di 10 minuti, insomma. E purtroppo non sono stati in grado di bloccare più quell'incendio, quel principio di incendio. L'autobus era situato all'interno della cabina di verniciatura, e quindi le pareti sono infiammabili lì, nel senso che sono imbottite, no? Quindi diciamo la cabina di verniciatura è bruciata. E la polvere, il fumo, anche queste fiammelle, si sono propagati un po' sulla volta e sono ricadute su un autobus che stava nella campata a fianco. Purtroppo sono due autobus che sono bruciati, ma le cause sono accidentali, decisamente. Due autobus in meno che in qualche modo danneggeranno quello che è il normale lavoro? Beh no, di autobus noi ne abbiamo 900, quindi l'incidenza è minima, non è sotto questo profilo che il problema ci preoccupa. Ci preoccupa, è stata nominata una commissione di inchiesta interna per capire bene come è potuto succedere che un autobus fermo alla fine si crea un cortocircuito. Ecco, vedremo poi anche i risultati di questa commissione.